Anna, siamo stasera alla serata finale, quindi la premiazione del Foggia Film Festival per l'anno 2016. In giuria il presidente Michele Placido che sta per premiare i corti, i documentari e i film in concorso. Ebbene, abbiamo avuto la fortuna di poter fare alcune brevi domande a Michele Placido e tra un po' le vedrete. Buonasera agli amici di Mitico Channel, siamo onorati stasera di poter scambiare due parole con il maestro Michele Placido. Buonasera. Buonasera. E io volevo porle una semplice domanda, il suo rapporto con la nostra terra, perché lo vedo così stretto ed è difficile oggi trovare una persona che va via per lavoro, per un lavoro come quello che fa lei, e poi invece continuare ad avere queste radici così salde. Ce ne vuole parlare un po' per cortesia? Ma non è... è vicino, cioè sono 3 ore di macchina, non è che uno sembra che deve andare dall'America, da New York, cioè così vicino alla Puglia. Io ci vengo, che ne so, tantissimo, durante l'arco dell'anno, d'estate, d'inverno, quando c'è l'aria buona, quando si porta di grano, quando... un legame dovuto soprattutto alla, al cibo, ai ricordi d'infanzia, amici pochi, ormai sono rimasti pochi, ma... e soprattutto il paesaggio, la bellezza che regalano, il tavoliere, i buoni vini, ripeto, il buon cibo, eccetera. I legami sono quelli poi, perché si torna a casa per mangiare un piatto di pasta molte volte, non è mica che si torna a casa per, soltanto per una grande nostalgia, sì, ma è sempre legata la grande nostalgia alle mani di mamma che cucina il piatto. Non so come dire, è tutto là, e la Puglia esprime, e soprattutto la provincia di Foggia, una ricchezza tale sia di prodotti, sia di paesaggi così meravigliosi che uno si sente molto molto legato. Bene, un'altra domanda di natura personale: come e quando ha deciso che il cinema, il teatro, il cinema, la televisione e la fiction erano la sua strada? Perché sappiamo appunto che ha cominciato... Ma noi non decidiamo mai niente, no? Ma decidono cose o combinazioni. Io sognavo soltanto di fare un po' di poesia e di essere un buon attore di teatro, tutto il resto è venuto per una serie di combinazioni, non è che io ho deciso di diventare una star del cinema, ho deciso, non si decide niente, siamo nelle mani del Padre Eterno, voglio dire, ma soprattutto è la conseguenza probabilmente di alcune scelte che uno fa invece di farne altre, e avviene un percorso invece di un altro percorso. Quindi un sogno che è diventato realtà, realtà, ma sì, per un grande impegno sicuramente. Noi la ringraziamo e siamo ben contenti di aver potuto parlare un attimo con lei e arrivederci alla prossima intervista. Benissimo. Alla prossima, grazie. Allora,